Ok, quindi prima di tutto un paio di commenti sulle due slide che ho aggiunto adesso al blocco di slide su CSS. Quindi fatemi condividere PowerPoint. Eccoci qua. Quindi ho aggiunto un paio di slide sulle unità, diciamo così, utilizzabili dentro CSS. Nel senso che dentro CSS ci sono appunto alcune proprietà che hanno bisogno, che richiedono una lunghezza del tipo 100 pixel, del tipo 10m, 10r, 50% e così via. E queste proprietà sono tipicamente la larghezza, l'altezza, la dimensione del font, il margine, il padding e così via. E queste proprietà hanno come valore appunto un numero seguito senza spazi, senza nient'altro, da un'unità. E queste unità possono essere in CSS di due tipi. Possono essere unità assolute, tipo la larghezza di questo elemento è 10 pixel, e quindi è esattamente 10 pixel, oppure possono essere relative. Tra le unità assolute, quella più comune, quella più usata, è appunto il pixel. Quindi, di nuovo, questo blocco, questa immagine deve essere grossa 100 pixel. E ovviamente, essendo un'unità assoluta, per alcune proprietà, come per esempio la larghezza di elementi nella pagina, può non essere ben adatta, soprattutto quando pensiamo a un design responsive, quindi che si adatti a mobile, tablet e desktop, perché quelli saranno esattamente 100 pixel dappertutto, o la pagina sarà grossa 1000 pixel dappertutto. Allora, se voi avete uno schermo con una risoluzione da 800x600 con un browser, meglio, con una finestra più piccola dei 1000 pixel, questa pagina sarà più grossa della finestra. E allora quello che esiste in aggiunta alle unità assolute sono le unità relative, che sono molte di più di quelle che sono indicate in questa slide, ma in questa slide ci sono quelle più importanti, più utilizzate, diciamo. Così come le unità assolute sono di più rispetto al pixel. E ci sono anche quelle basate sul concetto di metro, quindi centimetri o simili, ma la più usata è ovviamente pixel per le assolute, per le relative le più usate sono queste cinque. La prima si chiama, quella che abbiamo visto nelle slide, è la percentuale. Quindi questo blocco è il 50% del blocco che lo contiene, dove la percentuale è relativa all'elemento padre. Dopodiché ci sono altre due unità relative molto usate, con questa rem che viene un pochino più usata di em in questo momento, che sono entrambe relative alla dimensione del font. Quindi se il font dell'elemento è 12, un em è uguale a 12. Quindi l'em è relativa alla dimensione del font dell'elemento. Quindi un em vuol dire la dimensione esatta del font dell'elemento attuale su cui viene applicata questa proprietà, 2m vuol dire il doppio, 3m il triplo e così via. Mentre rm è un parente stretto di em ed è una proprietà relativa alla grandezza del font dell'elemento root della pagina HTML. Quindi, per esempio, il tag HTML. La r di questo m sta per root m, quindi è proprio la versione root di questo. Quindi, mentre m ha una grandezza ha un valore, diciamo, che è relativo alla grandezza del font del singolo elemento su cui viene applicata, rm ha una dimensione che è relativa alla grandezza del font dell'elemento root della pagina. Se non è specificata una grandezza del font, o nell'elemento, se non è specificata una grandezza del font nell'elemento, questo viene ereditato dall'elemento padre fino alla root della pagina, e se non è specificata una dimensione di root della pagina, del font nel root della pagina, questo assume tipicamente il valore definito dal browser, dallo stile del browser, che è all'incirca 16 pixel. Tipicamente nei browser è 16 pixel la grandezza del font. Quindi questo rem, se non è specificato dallo stile CSS di HTML o da Bootstrap nel nostro caso, per esempio, un rem è uguale a 16 pixel. Ci sono altre due proprietà, questa VW e questa VH, che sono un pochino più utili per la parte per width, per esempio, per height, piuttosto che invece che per appunto font size,
o altre proprietà del genere, che sono proprietà percentuali sempre relative all'1% della grandezza, la WW, dalla larghezza della viewport, mentre VH è relativa all'1% dell'altezza della viewport, dove per viewport si intende sempre la dimensione della finestra del browser. Quindi se la finestra del browser è grossa 1000 pixel, un VH è l'1% della larghezza di 1000 pixel del browser, della finestra del browser. E ovviamente come suggerimenti, ma dovrebbe essere già abbastanza ovvio per la parte di responsive, è meglio preferire sempre le unità relative quando possibile. Ovviamente se voi volete dire questa immagine deve essere grossa 100 pixel, perché se fosse 150 sgranerebbe, non sarebbe visibile, e allora magari si può mettere una grandezza o una grandezza massima in pixel, mentre altre proprietà della pagina, degli elementi della pagina, possono essere relativi. Quindi non è vietato usare quelli assoluti, ma tipicamente si preferisce quelli relativi anche per un concetto di responsive. E oggigiorno, tra MRM e REM, che sono molto molto simili, molto molto vicini, si preferisce utilizzare il REM. Quindi per esempio per il font si usa spesso REM, per i margini si usa spesso REM o il percento e così via. Questo chiude, diciamo, queste poche informazioni che volevo darvi su queste poche informazioni richieste da questo paio di slide, e quindi di conseguenza mi taccio e apriamo qualche domanda da parte vostra, se ci sono. Se non ci sono, ditelo, che passiamo subito al laboratorio invece. Ok, qualcun altro ha o non ha domande sulle lezioni? Allora, Luca chiede, avrei una domanda circa i selettori. Che differenza c'è tra div spazio P e div maggiore P? Allora, fatemi prendere la slide così la ricondivido. Eccola qui. Allora. Sì, slide. Sì, in realtà anche slide 20. Adesso è slide 24 perché ne ho aggiunte due. Quelle due che ho appena fatto vedere si sono aggiunte prima. Allora, div spazio P è questo. E dice, seleziona tutti gli elementi P che sono dentro un elemento div. E invece l'altro è questo, div maggiore di P. Quindi seleziona tutti gli elementi P dove il genitore è un elemento div. Quindi la differenza è che questo prenderebbe tutti i P che sono dentro un div. Quindi c'è il div che fa da padre, poi c'è un altro div che fa da figlio, ma dentro questo secondo div c'è un P e quel P viene preso lo stesso. Nel secondo caso invece ci riferiamo solo ai P che sono il cui genitore diretto è un div. Quindi abbiamo un div con dentro un P, con dentro una A, con dentro il primo div, con dentro un altro P rispetto al primo div, quindi tutti i genitori dello stesso livello, in un certo senso, allora tutti quelli che sono P vengono presi. Nel primo caso invece vengono presi anche tutti quelli che sono i figli dei figli dei figli dei figli dei figli di ogni singolo possibile elemento incluso dentro il div. Questo risponde? Ok. Altre domande? O qualcuno che dice non ne ho? Anche appunto anche il simbolo X va bene? Tipo Edoardo, Elisa, Loris. Ok? MB21, qualunque cosa sia.
Ok, vediamo la domanda un po' generale di Edoardo, poi se nessuno ne ha altre, come pare, passiamo al laboratorio. Edoardo. Salve, prof. Ciao. Io volevo chiedere, non ho ben capito a livello generale come iniziare, diciamo, a programmare in HTML, CSS, eccetera. Cioè, io ho inteso di fare quindi prima, per esempio nel laboratorio, l'esercizio, prima il, come dire, il file HTML e poi da quello utilizzare il Bootstrap e, se serve, il file CSS, giusto? Sì, giusto. Cioè non si parte allora, già con Bootstrap o sì? Allora, quello che in genere si fa è, come dire, sicuramente si ha un'idea di che cosa si vuole ottenere, no? Nel caso del laboratorio voi ve l'ho data io l'idea di cosa dovete ottenere, però se non aveste un testo, un qualcosa, dovreste partire da che cosa volete ottenere. Voglio un layout con due colonne, con tre colonne, eccetera. Quello che si fa tipicamente è preparare lo scheletro con tutto, quindi importare Bootstrap, preparare il file CSS per eventuale CSS aggiuntivo e poi lavorare a blocchi, a pezzettini, dire ok, adesso voglio fare la navbar, quindi preparo la navbar HTML mischiando contemporaneamente anche il CSS di quella stessa navbar, quindi man mano che dico ok, voglio fare la navbar, vediamo Bootstrap come fa la navbar, ho bisogno di questi tag, hanno senso per me questi tag? Sì, allora prendo quello che mi mette Bootstrap e poi completo lo scheletro che mi dà Bootstrap con tutta la parte HTML che mi manca, che mi serve, eccetera. Poi ho completato la navbar, dico ok, adesso devo fare due colonne, ok? Quindi preparo i tag aside, il tag main, per esempio, e dato che la prima colonna deve essere, diciamo, un terzo della pagina, e vado a vedere se posso usare Bootstrap o devo scrivere stile CSS per avere questa divisione tra un terzo e due terzi della pagina. Poi riempio quello che mi serve nella colonna, usando di nuovo HTML, mischiando, diciamo, l'HTML con l'HTML che mi suggerisce di utilizzare Bootstrap, e vado avanti così, essenzialmente. Questo perché Bootstrap ovviamente ha delle classi che funzionano o che funzionano meglio, a volte che funzionano solo su certe determinate strutture HTML, quindi non è che uno può, cioè uno può scrivere per esempio una navbar con il tag nav e ha istinto, diciamo, mettere ok, questo è un elenco puntato, metto dentro un elenco puntato, però poi vai a scoprire che se vuoi usare Bootstrap per fare una navbar che appaia, che funzioni bene, non puoi usare l'elenco puntato, per esempio, no? Devi usare altro e allora vai a modificare di nuovo l'HTML. Quello che in genere si fa è si tiene un occhio sull'HTML, un occhio su quello che vuoi fare e un occhio sulla documentazione del framework CSS che si porta dietro delle scelte di HTML per farlo, ma appunto pezzo per pezzo, una volta che uno ha un'idea di quello che vuoi fare. Ok, grazie. Niente. Dicevamo nessun'altra domanda, giusto? Ma ho visto che è comparsa un paio di persone, tipo Marco e forse un altro Stefano. Se non avete domande, neanche voi, e sulla parte di lezione, stoppo la registrazione e passiamo al laboratorio. Ok. Allora, stoppiamo la registrazione e passiamo al laboratorio che ci porterà avanti al più, diciamo, fino alle 4.